Ciao, sono Vittorio Gazzara, regista cinematografico, fondatore della Vertical Green Productions e questo report di dicembre, ormai a ridosso del Natale, servirà per scambiarci gli auguri e anche per raccontarvi le ultimissime novità per quanto riguarda la Vertical Green Productions. Quindi, senza ulteriori indugi, sigla e iniziamo. Il mese di dicembre è senza dubbio il mese di Gardens, Space Opera, che con il suo primo episodio Alpine fa il suo esordio pubblico a Milano. Lunedì 17 i cosmonauti di Gardens, cioè il sottoscritto Manuel Chirigato e Tiziana Comis, hanno presenziato all'inaugurazione della mostra collettiva Memorie abbandonate, ospitata dall'associazione Circuiti Dinamici, all'interno della quale c'è stata la possibilità di confrontarsi con molti artisti e che ha visto anche un'affluenza di pubblico considerevole. È stata un'esperienza istruttiva e molto piacevole al tempo stesso. Chiunque fosse interessato a visitare questa mostra lo può fare il giovedì, il venerdì e il sabato dalle 17 alle 19 fino al 18 di gennaio. Alpine si mostra in una sua versione, ahimè, ridotta per motivi di organizzazione interni all'associazione, ma oltre ad Alpine è possibile vedere opere di grande interesse di altri artisti che, come il sottoscritto, hanno partecipato a questa collettiva, seguendo un tema molto molto interessante. Nel frattempo, nelle retrovie, il lavoro su Alpine sta giungendo al termine. In tutto questo mese e ancora nelle prime settimane di gennaio 2019 affinerò l'opera estesa che verrà rilasciata in DVD e in digital download. Nei prossimi report vi indicherò anche dove poter reperire Alpine nella sua versione estesa e anche dove poterlo andare a vedere di persona nelle mostre, nelle esposizioni che a partire dal 2019 vedranno Alpine tra gli ospiti. Ci sono stati in queste settimane, in questi mesi, delle richieste da parte di galleristi e musei, di cui però non vi racconto ancora nulla per scaramanzia, però ecco, oltre al DVD e al digital download sarà possibile vedere Alpine di Gardens Space Opera nella sua versione estesa, anche in altre parti d'Italia e probabilmente anche in scenari internazionali. Vi terrò aggiornati sulle date e sui luoghi in cui Alpine verrà esposto in giro per il mondo nei prossimi report. Come ho avuto modo di dire nel report precedente, la fine dell'anno coincide con un aumento incredibile del lavoro, di progetti che si accavallano, insomma, di impegni che si moltiplicano e quindi anche gli altri progetti della Vertical Green che esulano dal mega progetto Gardens Space Opera stanno subendo delle battute d'arresto fisiologiche, con piccoli aggiornamenti che però non li rendono ancora pronti per dei reveal veri e propri. Lo prometto, da gennaio barra febbraio 2019 sarò in grado di mostrarvi gli avanzamenti dei lavori per quanto riguarda Flatland, Red Random, Dead or Alive, che però al momento non sono ancora pronti per essere rivelati come si deve. Quindi, prima di annunciare delle minuzie, aspetto di avere più carne al fuoco da poter condividere con voi. Con una piccola eccezione, Flatland, come da aggiornamenti precedenti, sta avanzando da un punto di vista strettamente musicale al momento, l'ambito del visual design non è ancora completo al 100%, ma il fronte musicale invece con i fratelli Russell e Robert Giffen di New York che stanno curando la colonna sonora originale, mi hanno sottoposto dei nuovi brani che andranno a comporre la host, la colonna sonora di questa serie e sono dei brani non solo molto belli, ma molto 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 caratterizzanti che mi stanno aiutando anche a concepire a livello visivo l'intera serie, che sarà molto probabilmente una miniserie composta da
più o meno 6 episodi, però la sceneggiatura ancora non è finita, quindi non mi sbilancio troppo nel dire questo. Però musicalmente, ecco, la serie sta assumendo una struttura molto solida, molto caratteristica, molto molto bella. È inutile che lo dica io, è come chiedere all'host se è buono il vino, però fidatevi che la colonna sonora sarà un elemento estremamente caratterizzante, e quello che riesco a vedere all'orizzonte per quanto riguarda Flatland è un prodotto non solo molto interessante, ma che potrebbe anche fare strada. Io incrocio le dita, il mio desiderio per l'anno nuovo già l'ho messo nel cassetto, quindi ai prossimi report per gli aggiornamenti al riguardo. E quindi nel salutarvi e nell'augurarvi un buon Natale e un buonissimo anno nuovo, vi ricordo appunto che se siete di Milano o passate da quelle parti entro il 18 di gennaio potete visitare la mostra collettiva Memorie Abbandonate presso l'associazione Circuiti Dinamici. Metterò l'indirizzo in descrizione per poter vedere un estratto di Alpine From Gardens Space Opera e altre opere di sicuro interesse. Ci saranno nuovi aggiornamenti il prossimo anno, di carne al fuoco ce n'è tantissima come mio solito, però piano piano tutto sta andando al proprio posto. È un periodo molto interessante e molto proficuo da questo punto di vista, quindi il 2019 si aprirà sicuramente all'insegna di novità e di traguardi raggiunti e da raggiungere, quindi io sono carichissimo, spero che lo siate anche voi, e se non lo siete spero che queste vacanze di Natale e di Capodanno vi aiutino a ricaricare le batterie. Nel frattempo vi ringrazio per avermi seguito e per seguirmi sempre. Visto che siamo sotto Natale, ormai siamo agli sgoccioli, se volete fare un regalo all'ultimo momento visitate il nostro store online su Redbubble per farvi e farci un regalo, come sempre, e di seguire la pagina Facebook, il sito internet e il profilo Instagram per tutte le novità e gli aggiornamenti sulle nostre attività. Che dire, per questo report e per quest'anno è tutto. Il prossimo Don't Fuck with Mordred, che ormai sto promettendo da qualche mese per cause di forza maggiore, non è stato possibile realizzarlo quest'anno, sarà una delle sorprese dei primi mesi del 2019, quindi aspettatelo senza paura. E quindi ancora una volta buon Natale, buon anno, grazie di avermi seguito e statemi bene. Ciao!